È attualmente ristretto nella casa circondariale di Sala Consilina in attesa di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria. Il 22enne valdianese tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Emanuele Corda per il reato di estorsione. I militari hanno ricostruito quanto accaduto. Il ragazzo avrebbe minacciato un quarantenne della zona di rendere pubbliche delle sue foto compromettenti laddove non gli avesse consegnato la somma di 1.500 euro in contanti. La somma richiesta dal giovane è scesa poi a 500 euro ed era stato pattuito che l'estorsore l'avrebbe dovuta ritirare in un'attività commerciale dove la vittima l'avrebbe celata. Ma il quarantenne ha nel frattempo deciso di raccontare tutto ai carabinieri che hanno raggiunto il luogo dello scambio e hanno colto in flagranza di reato il giovane 22enne bloccandolo nel momento in cui stava ritirando i soldi lasciati poco prima dalla vittima.